Ok ragazzi, nuovo video. Oggi cercheremo di rispondere in maniera più completa possibile a una domanda che sicuramente chiunque si sarà fatto, ossia: perché non miglioro? Perché sto in stallo? Ci siamo ritrovati tutti davanti allo specchio in quel momento in cui porca vacca, però sto sempre così, sono sempre uguale, c'è sempre qualcosa che non cosa. Che cos'è che sto sbagliando? Come posso intervenire? E ovviamente le risposte possono essere tantissime. Per cui in questo video cerchiamo di vedere i 5-6 errori, adesso devo decidere esattamente quanti, che possono essere causa di uno stallo nel mio percorso. Quindi partiamo dal primo. Il primo errore classico: state facendo troppo, state lavorando troppo. Qual è la prima cosa che vi viene in mente quando state di fronte a uno stallo, quando non vedete miglioramenti o volete far crescere quel distretto muscolare a cui tenete? Aumento il volume, faccio più serie, ok? Il petto, io sono fissato col petto, voglio far aumentare il petto, sto facendo 9 serie allenanti in questa scheda, ok, passo a 10, passo 11, metto un esercizio in più, altre 3 serie, perché così il petto crescerà di più. Ecco, questo potrebbe essere un errore, perché spesso quando si ragiona soltanto sul volume, quindi sulla quantità di lavoro che vado a fare, quello che viene meno è la qualità, nel senso che mi concentro sempre sull'aumentare, aumentare, aumentare, ma nell'aumentare ovviamente la mia qualità di lavoro va sensibilmente a diminuire, ed è la qualità il vostro caposaldo, quello che vi porta in primis i risultati. Quindi quanto riuscite ad attivare il distretto target, quanta intensità riuscite a veicolare sullo stesso, se non c'è questo minimo comune denominatore, allora sicuramente i vostri risultati tarderanno ad arrivare. Quindi prima di chiedervi se far di più, chiedetevi se non è il caso di far meglio. Secondo errore è quello che state facendo troppo poco, perché logicamente di contro cos'è che si inizia a insinuare? Ok, forse mi sto allenando troppo, forse sto spremendo troppo, sto lavorando in maniera troppo intensa per un natural, perché sto utilizzando protocolli che magari vanno bene per un doped, per un soggetto che è supportato da un punto di vista chimico, ma su di me non vanno bene. Quindi che cosa faccio? Faccio di meno. E questo è un altro problema principale, nel senso che con l'idea che bisogna far meno, che non bisogna stressarsi, si entra nel loop che qualsiasi cosa sia eccessivamente stressante e faticosa, o che sia troppo nell'arco della nostra settimana, del nostro microciclo d'allenamento, allora non va bene. E questo è sbagliato, perché si perde un concetto fondamentale, che per ottenere i risultati, mi dispiace ragazzi, ma dovete farvi il culo, cioè dovete sacrificarvi. Non deve essere un percorso facile, ma deve essere un percorso veramente molto molto difficile, al limite della sostenibilità, nel senso che sì, va bene, deve essere un percorso che logicamente potete sostenere, ma dovete sostenerlo a malapena, con difficoltà, perché lo sport è questo, l'agonismo è questo. Quindi da questo non potete scampare. Se andate in palestra con l'idea che dovete stare col freno a mano e che non dovete esagerare per non affaticarvi, allora state pur certi che starete sempre identici e starete sempre in stallo, comunque i vostri miglioramenti saranno minimi. Ok, terzo problema che può portarvi a una riduzione e a uno stallo è il fatto di non cambiare mai stimolo, di stare sempre là, ossia magari mi concentro soltanto su aumentare ogni tanto i carichi quando riesco, però bene o male mi alleno sempre nella stessa maniera, e anche se vario qualcosina, il mio modo di allenarmi è sempre esattamente identico. E questo sicuramente è un concetto sbagliato. Io ho già parlato, sapete come lavoriamo noi, di quelle che sono le quattro variabili, ossia il volume, l'intensità di carico, l'intensità percepita e la densità, che sono le quattro variabili su cui dovete progredire nel vostro allenamento. Ricordate sempre che l'allenamento non è altro che un miglioramento di performance che dovete ricercare, ed è questo miglioramento di performance che vi porta poi a un adattamento di natura ipertrofica. Quindi in altre parole, che se state facendo sempre la stessa cosa, non stimolate il vostro corpo, non lo mettete davanti alla necessità di adattarsi. Quindi quello che vi consiglio è di, a parte vedervi il video sulle quattro variabili, però impostate un mesociclo in cui puntate su una di queste quattro, e nel video ho spiegato come, e portatela al limite, continuate a progredire sulla stessa finché non arrivate a scoppiare, arrivate al momento in cui non riuscite più a sostenere questo stimolo, non riuscite più a sostenere l'allenamento. E allora che cosa succede a quel punto? Che avete acceso il campanello d'allarme del vostro corpo, che sta in una fase d'allarme in cui si trova davanti alla necessità di adattarsi. Ecco, a questo punto dategli anche modo di farlo, cioè scaricate, state tranquilli, il vostro corpo metterà in atto tutti i meccanismi di adattamento e poi da là potrete ripartire. Però questo continua a progredire è alla base di quello che è il bodybuilding. Di contro, stiamo facendo sempre da un estremo all'altro, il cambiare sempre stimolo solo per il principio che il muscolo va messo in confusione, che è un principio sicuramente valido.
valido, perché il muscolo va messo nella condizione di doversi adattare, però non per questo si deve cambiare stimolo in continuazione. Ci sono molti preparatori, molti tecnici che, non so, propinano allenamenti buttati là. Adesso facciamo heavy duty, poi passiamo a fare dog crap, poi fortitude training, poi mountain dog training, così, sorteggio, supereroe. Ecco, sicuramente questo è sbagliato perché non si ha una logica di progressione. No, in realtà lo stimolo non deve essere cambiato per partito preso. Ci sono sicuramente delle cose da cambiare proprio per dare modo che ci sia una progressione nel tempo, però bisogna anche lasciare delle costanti in modo che il nostro corpo sappia bene dove adattarsi, ok? Abbia dei punti di riferimento. Ecco, quello che per esempio ho impostato su Zeus, che è il nostro programma di allenamento, trovate tutto qua sotto, è un esercizio madre singolo, che è l'esercizio sul quale si deve progredire nel corso del mesociclo di lavoro, ma tutti gli altri esercizi, con una certa logica di base, vanno ad essere sostituiti di settimana in settimana in modo che supportino questo miglioramento, nel senso che io so bene dove devo migliorare, ho un aumento dell'intensità iniziale, un aumento del volume successivamente, so che su questo esercizio madre devo dar modo al mio corpo di aumentare, di migliorare, quindi in termini di serie di ripetizioni. E se ci seguite su Instagram avete visto già i ragazzi che stanno provando Zeus, questi miglioramenti avvengono e sono veramente reali anche in termini di intensità di carico, quindi di chili sollevati. Ma per far questo, ovviamente, tutto il contorno, oltre a questo esercizio madre, deve sì rispecchiare la progressione di intensità e volume, ma deve soprattutto supportare questo miglioramento su questo singolo esercizio. Perché questo esercizio madre, che io definisco anche esercizio indice, è il mio indice che ci sarà un miglioramento di performance nel tempo. Quindi su questo miglioro il mio corpo si sta adattando in positivo. Ok, altro punto, siamo arrivati al quinto, è che cambio troppo spesso alimentazione. Questo è l'unico punto in cui può essere l'alimentazione responsabile di uno stallo. Persone che passano periodi di cut, poi di bulk, poi di nuovo cut, di bulk, passando dall'uno all'altro in continuazione, ecco. Tendenzialmente anche in questo caso, se ci si allena bene, i miglioramenti ci sono. Però passare dall'una all'altra, variare troppo perché sto in cut, mi vedo troppo piccolo, vado in bulk, mi vedo troppo grasso, vado di nuovo in cut, mi vedo troppo piccolo, eccetera. Allora, sicuramente questo è un principio sbagliato, perché non si dà modo al corpo di avere un timone, un andazzo. Ok, miglioro, ok, progredisco, però comunque posso insorgere uno stallo, perché alla fine mi concentro sempre sul difetto e non ho modo di progredire da qualche parte, ok? Però comunque per approfondire questo tema ne ho parlato nel video su allenamento e alimentazione, qual è più importante, quindi nel caso cliccate sul video qua. E infine arriviamo all'ultimo punto, che è a mio avviso il più importante in assoluto, ossia quello secondo cui non state facendo schemi motori corretti. È la base, ragazzi, nel senso che immaginate che state facendo tennis, ok? Dite: perché non miglioro nella battuta, perché non riesco a fare la battuta bene, eccetera? Perché la fate scorretta, perché la vostra battuta in termini di schema motorio per andare a battere, per fare il servizio, è sbagliata e quindi non potrete mai renderla veramente efficace. Allo stesso modo, se la vostra panca piana, se delle vostre machine flies, se un vostro squat o un front squat sono sbagliati, come potete pensare di dare uno stimolo corretto, efficace o sufficiente per crescere? A un certo punto arriverete necessariamente a uno stallo. Questo è il motivo per cui stiamo puntando tanto sul discorso degli schemi motori ultimamente, il motivo per cui verrà Eugene a fare il seminario, e anche per questo lo trovate qua sotto linkato, sulla biomeccanica, sull'attivazione muscolare, sugli schemi motori. Però è il primo punto da cui dovete partire, ne ho già parlato. Cercate di ragionare sulla biomeccanica del singolo distretto muscolare, quindi isolatelo, ragionate sulla biomeccanica, poi reinseritelo nel corpo e ragionate su tutti gli altri distretti per capire che fine fanno questi distretti, come vanno a stabilizzare il movimento, e fate sì che abbiate una rosa di esercizi che riuscite a fare, sul quale riuscite a lavorare bene, su quale riuscite a sentire bene il distretto target, ed utilizzate quella rosa di esercizi. Non inventatevi niente di fantasioso che avete visto su Instagram da Ulysses o Panda o gli Organic Twins o chi vi pare. Concentratevi assolutamente su quegli schemi motori che riuscite a fare ed eseguire bene. Ricordate sempre: se non veicolate gli stimoli sul distretto target, state disperdendo energie e tutto quanto perde di senso. Quindi questo è tutto per questo video, fatemi sapere che cosa ne pensate e cosa secondo voi può compromettere i risultati e portare ad uno stallo, quindi altri punti che magari mi sono dimenticato di dire e che per voi sono rilevanti. E detto questo, vi rimando al prossimo video. We'll be counting.